Hello! Allora, sistemiamo sta fotocamera che fa un po' quello che vuole. E niente, oggi di nuovo prova su strada, sempre di una maschera della Montagne Jeunesse 7-Eleven, questa qua. Allora, questa è un peel-off a base di alghe, camomilla e sale. È una maschera purificante, ci sono 10 ml. Con l'altra precedente è andata un po' meglio, vediamo con questa. Tanto devo finirle, quindi tanto vale che le faccia. Però vi devo dire la verità, preferisco quella in crema. Io mi sono appena pulita il viso, ho usato il sapone dell'Idea alla mela verde purificante, perché al mattino uso quello e la sera uso quello all'acido salicilico di YesStyle. Uno strappo deciso, e non se ne parla più. Poi qua di nuovo un po' di prodotti finiti da farvi un video. E partiamo con questa benedetta maschera. Dobbiamo strizzarla ben bene perché, come sapete, non è che ci sia tutto sto granché di prodotto. 10 ml sembrano pochi, poi con la maschera che ho fatto al cioccolato sembravano pochi, poi invece è bastata, quindi magari anche questa ci stupirà. Con effetti speciali. Sa di detersivo per il bucato, è questo colore qua, il colore è lo stesso del detersivo per il bucato, però andiamo a vedere. Tempo di posa saranno i soliti 30 minuti che poi io la tolgo quando è bella secca, però l'odore sa proprio di detersivo per il bucato e non penso che mi basterà per tutta la faccia. Lo vedo già. Sono già in fondo e tutto quello che c'è qua. Naso, che è la mia croce. Vi dirò che l'odore, oltretutto, non mi piace neanche. Lo trovo abbastanza fastidioso. Comunque, adesso la spalmiamo bene bene, vedo se riesco a tirarne fuori ancora un po'. No, niente da fare. Provo a metterla qua dove io ho un po' di punti neri. La maschera è finita. Adesso mi strappo anche le sopracciglia. Vabbè, allora, in primo impatto ci vorrebbero un po' di grammi in più, insomma. 10 grammi non sono sufficienti per fare tutto il viso. Almeno che non la tirate di brutto, però penso che se la tirate troppo, poi alla fine non avrete quell'effetto peel-off perché non esiste proprio. Comunque io adesso lascio passare questi fatidici 30 minuti, qua dice 20-25, secondo me ne andranno di più. Puoi notare il colore che dovrebbe avere nella foto. Aspettate, non mi fa la messa a fuoco, maledizione. Vabbè, comunque, e invece questa cosa trasparente qua è già lì. Vabbè, ci vediamo tra un attimo, tra un po' e vediamo com'è andata. Ciao! E voilà, rieccoci. Allora, altro che 25 minuti. Io ne ho messi 40, comunque andiamo a toglierla e vediamo. Sulla fronte non ho sentito una beata proprio tirare meno di zero. Vediamo, ma se faccio così con la maschera nera mi si stacca la faccia, come vedete. Sì, qualche schifezzina è venuta via. Però sembra più pelle morta che altro. La pelle è pulita, non posso dire il contrario, nel senso la pelle la sento bella pulita, quindi non è che posso dire che non abbia avuto nessun effetto. Torniamo sempre al solito discorso, che io preferisco delle maschere un po' più strong, no? Da sentire un po' di più sulla faccia, comunque. Adesso vado a mettermi il mio acido ialuronico. Però, se avete la pelle delicata, ve lo consiglio. Se vi piacciono le cose che dovete proprio sentire tirare, che vi fa anche un po' la ceretta alla peluria del viso, vi dico no. Io sto continuando a usare. Adesso ho messo l'acido ialuronico, adesso mi metto il mio solito Beauty Cancan della Laneige, maschera notte che è diventato la mia maschera 20, H24. Comunque, ve la consiglio solo se avete pelle delicate. Ve la consiglio nel senso che comunque
la pelle è bella, è pulita e quindi non posso dire che non abbia funzionato. Per quello che sono i miei gusti, io preferisco qualcosa di più strong, però a livello di pulizia del viso, promossa, a livello di strong, no. Se avete la pelle delicata, io ve la consiglio. E niente, questo era tutto e alla prossima, ciao!